Che parte della nostra realtà sociale, quindi del passato, e che comunque dobbiamo fare in modo da recuperare nei repertori, negli strumenti e di trasmetterla alle nuove generazioni. Del resto, per quanto mi riguarda, sono anche convinta che può essere un volano, un piccolo volano di sviluppo ecosostenibile in alcune zone, così come è l'esempio virtuoso di Scapoli, del Museo di Scapoli in Molise, in provincia di Isernia. Quindi noi cerchiamo di partire, siamo partiti da una ricerca che è iniziata nell'ottobre 2017 e ci ha portato a un censimento con la collaborazione di alcuni comuni che hanno risposto e quindi alla preparazione di un database, perché al di là delle conflittualità localistiche di queste realtà e degli stessi zampognari dei comuni che detengono questa, diciamo, questa presenza, noi vorremmo la sovrintendenza, il settore, quindi abbiamo deciso di creare un sistema di rete, in rete dove si possano superare queste situazioni di conflitto e creare un database di conoscenze e quindi di arricchimento che può venire da qualsiasi realtà. Dei suonatori che arriveranno anche da Arce, da San Polo Matese, e tutti insieme con gli strumenti tipici della tradizione non solo del Natale, percorreremo le strade del centro storico di Salerno. Ci siamo dati appuntamento alle 17 nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno e poi insieme faremo questa passeggiata per il bellissimo centro storico di Salerno.